Open innovation per Avanad significa superare il tradizionale rapporto tra cliente e fornitore. Avanad organizza un programma globale di open innovation mettendo a disposizione le proprie competenze per creare un network tra fornitori, appunto, clienti, l'università, le organizzazioni e le startup con le quali collaboriamo. Per Agos l'open innovation è una leva strategica che incentiva la collaborazione tra diverse realtà, che possono essere startup, piccole e medie imprese o corporate, finalizzata proprio a mettere a fattor comune competenze, conoscenze, tecnologie, con l'obiettivo di co-creare nuove soluzioni che generino valore differenziante per i clienti e che quindi rispondano ai bisogni dei clienti. Per noi Open Innovation significa creare una rete di partnership e quindi creare una compenetrazione. Non è un'attività puntuale, ma è un programma che si svolge durante l'anno attraverso un insieme di iniziative, come ad esempio il Makathon, che Agos ha vinto l'anno scorso, oppure attraverso gli iDays, che sono delle giornate strutturate che utilizzano metodi di design thinking per andare a scoprire insieme le soluzioni per una challenge data. Dunque, in Agos avviamo diverse iniziative finalizzate a sfruttare appunto l'approccio dell'open innovation e con l'obiettivo di generare e ridistribuire il valore equamente tra tutte le parti coinvolte. Tra le varie iniziative abbiamo da poco, di recente, aperto un corporate venture capital finalizzato appunto a sostenere la crescita anche economica e finanziaria delle startup, ma una delle iniziative più importanti è la Call for Solution Start Impulse che abbiamo lanciato a dicembre e in cui abbiamo coinvolto Andrea di Avanad come giurato, come membro della giuria, in modo tale da poterci dare un punto di vista esterno all'azienda e quindi scevro da ogni condizionamento, così che da poter essere più coerenti e più certi di poter fare la scelta giusta per rispondere alle esigenze dei clienti. Qual è il consiglio per i professionisti che vogliono portare l'innovazione in azienda? Beh, dal mio punto di vista ci sono due cose che bisogna realmente fare. La prima cosa è costruire una mentalità in azienda che faciliti l'innovazione. Quello che chiamiamo il grow mindset, quindi una capacità di vedere le cose in una maniera nuova, aperta e creativa. E il secondo aspetto che bisogna tenere in considerazione è la voglia di sperimentare. Ecco, bisogna voler sperimentare, mettersi in gioco e provare le cose. Questo si può fare in due modi, si può fare rischiando molto, oppure si può fare in ambienti protetti e facilitati, ed è quello che noi realizziamo per i nostri clienti. Consiglio è innanzitutto di essere dotati delle 3P: passione, perseveranza e pazzia. Perché avviarsi in un processo di questo tipo è da folli. Detto questo, i consigli che posso dare sono due: lavorare su due ambiti prevalentemente, quello della cultura dell'innovazione, perché l'innovazione è sia un processo creativo ma allo stesso tempo è un processo metodologico e strutturato, e dall'altra parte il cambiamento. Il cambiamento ormai è una consuetudine, lo viviamo quotidianamente. E quindi l'innovazione è quella leva che ci permette di guidare il cambiamento e non subire il cambiamento. E quindi è fondamentale instillare il mindset innovativo all'interno delle aziende per far sì che le persone, i colleghi dell'azienda, comprendano le opportunità dietro il cambiamento e quindi le sappiano cogliere e cavalcare.